parte da questa pietola, la nuova puntata di Agricoltura Veneta. Vogliamo parlare di zucchero. Vogliamo parlare di zucchero perché vedete alle mie spalle c'è un camion carico di bietola. È il momento della raccolta di questo prodotto. Un prodotto che l'Europa ci ha per certi versi penalizzato, ci ha levato. Siamo venuti qui, siamo a Pontelongo in provincia di Padova, in uno dei due zuccherifici superstiti dei 19 che erano presenti in tutta Italia. Proprio per vedere com'è quest'annata dello zucchero italiano, ma soprattutto per vedere se lo zucchero italiano ha un futuro, considerando lo strapotere che c'è sia da parte della Francia che da parte della Germania. Allora siamo con Marco Baroncelli, che è il responsabile di questo zuccherificio. Buongiorno. Pietola, come sta andando questa annata intanto? Ma direi molto bene, siamo vicini a dei dati record, e le produzioni sono ottime, stiamo facendo 72 tonnellate di pietole per ettaro con una polarizzazione media di 14,50 e quindi quasi 10 tonnellate e 45 di saccarosio per ettaro. Ecco, cosa vuol dire polarizzazione? È il contenuto zuccherino che c'è all'interno della nuova pietola. Quest'anno è un dato eccellente perché rispetto alle ultime due annate è risultato molto più alto. Ecco, senta, rispetto ad esempio ai prodotti del nord Europa, noi facciamo meglio? Negli ultimi anni i risultati sono stati ottimi e quindi riteniamo che con la tecnica di coltivazione messa a punto da Vesta, dal nostro centro studi, si possa arrivare tranquillamente a ottimi risultati. Tecnicamente non abbiamo niente da imparare da nessuno. Bene, adesso noi ci fermiamo per i titoli e poi proseguiremo in questo viaggio all'interno dello zuccherificio di Pontelongo. È l'ultima cooperativa di produttori di barbabietola che tengono attivi gli ultimi due zuccherifici italiani. Nel mese in cui si tirano le somme di un anno di lavoro, siamo andati a Pontelongo per capire quale spirito spinga questi agricoltori a battersi contro lo strapotere di Francia e Germania. 200 milioni di euro per cambiare l'idea di irrigazione. Al Trevigiano Consorzio di Bonifica Piave investono in risparmio idrico, ma già lanciano l'iniziativa. Per dare il minimo vitale ai fiumi serve convertire le cave in laghi. Treviso, città delle api. L'iniziativa del comune che ha pronto un piano per accentuare la biodiversità in ogni area verde in tutto il territorio. Fiori nelle aiuole e vietati i pesticidi. E tra i cittadini c'è chi rilancia: realizziamo delle aree per alveari in ogni quartiere. Robusto, contorto ad arte, con frutti che ricordano i primi amori. Adriano Favaretto ci propone il giuggiolo per i nostri giardini e terrazze, ricordando quel brodo che di dolce aveva il sapore dei primi baci. Da un ramo di salice un calice per preservare l'amore. Con Antonio Marcato di Correzzola riscopriamo un antico regalo che veniva fatto allo sposo, ma anche il detto legato al giorno dopo il lancio dei confetti. E sempre con la barbabietola in mano ci siamo spostati in uno dei punti, anzi forse il punto fondamentale in entrata di questo zuccherificio. Qui che cosa fate? Allora, qui viene fatto il campione, una parte viene pesato, qui si preleva il campione e poi successivamente a Minervio all'interno del laboratorio avviene la valorizzazione del prodotto. Qui col campionamento di fatto determinate quanti soldi poi verranno dati all'agricoltore? Sì, qui viene fatto il campione e si determina poi successivamente in laboratorio il contenuto zuccherino. Senta, ma giusto per capire, perché lei ha scritto CoproB nella maglietta? Ma il CoproB è una cooperativa, l'unica cooperativa rimasta in Italia che coltiva barbabietole, è una cooperativa di bioticoltori. Voi siete insomma gli unici, gli ultimi, quelli che stanno cercando di salvare lo zucchero italiano di fatto. Sì, siamo rimasti gli ultimi due stabilimenti in Italia e abbiamo la presunzione di poter continuare a produrre zucchero per tutto salvaguardare il Made in Italy, soprattutto in Italia, perché senza lo zucchero italiano il vero Made in Italy non si può fare. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo per le notizie e poi proseguiremo in questo viaggio all'interno dello zuccherificio. È inevitabile che si possa, la necessità e il bisogno di poter utilizzare i bacini naturali di pianura, cioè le cave. È questa la considerazione che sta accompagnando l'azione del Consorzio Piave per il risparmio e il miglior utilizzo delle acque derivate per l'agricoltura. Una considerazione a margine della presentazione del nuovo stralcio di lavori da 200 milioni di euro per la sostituzione delle canalette con tubature a pressione in tutta la Marca Trevigiana e in alcune zone del Padovano e del Veneziano. Un intervento che servirà a rispondere alle normative europee sul livello minimo di deflusso dei fiumi. Trasformare l'acqua a scorrimento in pluvirigo o altre tecniche di irrigazione, come per esempio quella a goccia che viene applicata per alcune colture specializzate come i vigneti. In questo caso noi riusciamo a ridurre
del 50% l'utilizzo dell'acqua. Il Covid-19 ha modificato l'approccio al consumo di vino negli Stati Uniti, ma non ne ha depresso la domanda. Volano i consumi al di fuori dei luoghi di acquisto e ancora di più le vendite online, che compensano in buona parte il gap riscontrato nei bar e ristoranti. L'Italia in questo quadro approfitta dei dazi aggiuntivi applicati ai principali competitor per allungare notevolmente su una Francia sempre più in difficoltà. Nei primi 8 mesi di quest'anno l'Italia ha infatti recuperato oltre 370 milioni di euro sullo storico competitor e chiude l'estate con un ulteriore allungo a 1,16 milioni di euro di vendite, più 2,3% rispetto al 2019. Anno in chiaroscuro il 2019 per la pesca veneta, con il pescato locale e imprese in crescita, mentre sia la flotta marittima che l'occupazione sono risultate in calo rispetto al 2018. Anche il settore dell'allevamento ittico regionale ha mostrato segni di sofferenza, con perdite per il comparto della verenicoltura e decrescite produttive più accentuate per miticoltura e piscicoltura. Più in dettaglio risulta anche che nel 2019 c'è stato un lieve incremento delle imprese attive e del pescato, con un più 5,7%, mentre i prezzi di vendita alle produzioni si mostrano in leggero calo. Il 2019 non è stato un anno da ricordare per gli allevamenti ittici, con la miticoltura regionale che registra una diminuzione produttiva del 6,4%, al pari del calo della piscicoltura, che vede scendere i propri volumi prodotti di meno 6,8%. Treviso finalmente amica delle api. Ufficialmente l'amministrazione ha diritto all'apicoltura bene comune, e quindi noi siamo molto felici di questo, perché le api sono il simbolo del nostro ecosistema, ormai tutti i protocolli internazionali lo dicono, e quindi noi siamo felicissimi di aver intrapreso questa strada. Ma nel lato pratico significa che non avranno alveare? No, sicuramente no, anzi purtroppo no, ma noi faremo tutte delle operazioni, come per esempio le piantumazioni che serviranno alle api per l'impollinazione, e eviteremo l'uso di pesticidi che possono danneggiare l'ecosistema. Una montagna di pietre, Marco Baroncelli, ma qui è dove siamo? All'interno del processo dello sacrificio? Sì, qui in questo posto avviene lo scarico del prodotto. Come vedete qui alla mia sinistra, i camion arrivano, scaricano il prodotto, poi tramite praticamente dei nastri viene convogliato all'interno del silos che è alle nostre spalle. Poi successivamente la barbabietola sale per quei due tubi verdi, arriva praticamente all'interno della lavatrice, dove viene poi la... È una specie di betoniera che gira. Esattamente, lì vengono lavate, vengono pulite, diciamo. Quindi praticamente non è come questa bietola, la bietola che entra è così e poi come esce? Esce praticamente pulita, lavata, pronta per essere tagliata in fettucce, piccole praticamente patatine che passano poi all'interno della diffusione, dove avviene poi il trasferimento, la trasformazione del zucchero stesso. Senta, ma... questo zuccherificio quanti anni ha? Il zuccherificio quest'anno compie 110 anni. 110 anni? Sì. Però naturalmente è stato costantemente migliorato. Ha bisogno di manutenzione ogni anno, le manutenzioni sono importanti, però è uno stabilimento che necessita di essere curato dalla fine della campagna alla campagna successiva. Quindi le manutenzioni sono notevoli. Ecco, ma volevo capire, quando si ferma uno zuccherificio, chiude lo zuccherificio, poi non si rimette più in moto? Assolutamente, una volta chiuso lo stabilimento non si riapre più. È qui che bisogna dare importanza agli ultimi due stabilimenti che sono rimasti in Italia, perché se vogliamo continuare a fare dei prodotti made in Italy, è fondamentale avere lo zucchero italiano. Senza lo zucchero italiano il made in Italy sparisce, vero e proprio. Adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi ripartiremo qui da Fontelongo incontrando una produttrice di barbabietole da zucchero. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando la barbabietola da zucchero, lo zucchero italiano, vedete alle mie spalle lo stabilimento di Pontelongo, una montagna di bietole pronte per diventare zucchero, e come promesso siamo con una produttrice di bietola, Paola Franceschin, buongiorno. Lei perché si è inventata di produrre le bietole? Innanzitutto precisiamo che sono anche un'azienda biologica, quindi l'azienda biologica ha una tipologia di coltivazione particolare, segue le rotazioni, segue tutta una serie di lavorazioni del terreno, e la barbabietola è una cultura
essenziale per il terreno, è una radice, quindi è un fitonante, entra all'interno del terreno, spacca la struttura del terreno. Queste spaccature permettono il filtraggio dell'acqua, è tutta una serie di procedure particolari che danno poi beneficio alla cultura successiva. Ma è vero che la barilla, ad esempio, predilige il frumento coltivato dopo una coltivazione con la bietola? Assolutamente sì, perché la pianta fitonante, eccetera, dà un beneficio al terreno e il grano seminato dopo la coltivazione della barbabietola da zucchero è un grano con un grado proteico maggiore, una qualità maggiore. Senta, ma allora possiamo dire che quando noi perdiamo uno zuccherificio perdiamo non solo la produzione dello zucchero, ma anche di un certo tipo di agricoltura? Ah, direi proprio di sì. Guardi, io la facevo anche quando ero in convenzionale. Il convenzionale è dove puoi utilizzare anche prodotti chimici per diserbanti o fertilizzazioni, eccetera. Nel biologico invece non è consentito. E cosa succede praticamente? Che l'agricoltura biologica o anche convenzionale, perché anche la convenzionale è iniziata a usare la barbabietola, la barbabietola dà un beneficio. Questa rotazione che viene fatta, questo permettere alla terra di ricrearsi quella microflora, microfauna, quindi quei piccoli insetti, quella tipologia di vegetazione, dà un prodotto, dà un beneficio e non solo, dà un beneficio anche a livello strutturale del terreno. Guardiamo quante inondazioni adesso creano problemi al territorio, eccetera. Se abbiamo una coltivazione idonea e abbiamo una tipologia di rotazione fatta come si deve, diamo un permesso anche al terreno di assorbire in modo adeguato l'acqua che viene giù e quindi di permettere una filtrazione maggiore. Questo vale insomma per tutte le coltivazioni, comprese ad esempio la zucca? Sì, assolutamente, tutto. E allora adesso noi ci fermiamo, parliamo proprio della zucca con il nostro agrifarmacista Renzo Gatto. Parliamo della zucca, Cucurbita Peppo. Esiste anche un'altra cultivar che è la Cucurbita Moscata. La Cucurbita Peppo è quella che noi conosciamo, quella verde tonda. La moscata è quella oblunga. Allora, la polpa è molto ricca in sostanze che fungono da nutrimento per la nostra popolazione di batteri buoni intestinali. Sono molto ricche in minerali, in ferro, in magnesio e sono anche ricche in vitamine. Per esempio, quel colore giallo non sono altro che dei curcuminoidi, cioè dei provitamina A. Molto ricche anche in vitamina C. La cucurbita moscata, cioè quella oblunga di colore arancione, riesce a mantenere una buona quantità di vitamina C, cioè circa l'80% di quella presente all'inizio, anche se la mettiamo in forno a 95 gradi per 30 minuti. È una cosa unica in natura. Tutto sommato con 18 calorie ogni 100 grammi. Molto importante sono anche i semi di zucca. Danno un effetto di protezione a livello della prostata, protezione come antinfiammatorio. Quanti semi di zucca diciamo dovremmo consumare? 10 grammi al giorno. Attenzione, no 10 grammi di semi con la scorza, di semi della parte interna, 10 grammi, cioè 5 al mattino e 5 al pomeriggio, sono sufficienti per un ottimo controllo dell'infiammazione della prostata. Possiamo dire che la zucca potrebbe essere una piccola farmacia in casa. Paola, dove ci siamo spostati adesso? Adesso ci siamo spostati nella zona dei diffusori. I diffusori sono praticamente queste cisterne che si vede qua dietro. Cosa succede? La barbabietola, dopo essere passata dalle tagliatrici e quindi resa in fettuccine tipo patatine fritte, diciamo così, molto più sottili, viene passata nei diffusori. Nei diffusori viene lavata praticamente, ma con getti di acqua calda, molto tipo una calda. Pentola a pressione, insomma. Una pentola a pressione, quindi viene estratto lo zucchero, saccarosio, insomma. E una volta che viene lavata più di una volta questa fettuccina, quindi estratto tutto lo zucchero e dopo l'acqua viene concentrata, naturalmente cristallizzata di nuovo, le fettuccine vengono rilasciate e scendono praticamente e passano in questo nastro. In questo nastro vengono raccolte e si formano le polpe, che è un alimento poi che viene dato anche agli animali. Insomma, diciamo che della bietola non si butta via nulla. Della bietola non si butta via nulla. Con il materiale può diventare mangime per gli animali, ma può diventare anche biomassa che produce energia. Assolutamente, segue due vie praticamente. La polpa soppressata, appunto come
alimento per gli animali, oppure anche viene utilizzata nel biodigestore che alimenta l'energia del zuccherificio. Senta, però lei è qui non solo come produttrice della bietola per vedere se il suo prodotto fa una buona fine, diciamo così, ma è qui anche perché è, diciamo, nel comitato di controllo. Sì, allora noi agricoltori abbiamo la possibilità anche di entrare nel comitato vigilanza, che è un comitato che controlla, insomma, il lavoro che viene fatto all'interno del zuccherificio, quindi la pesatura, la campionatura, la verifica delle tare, la verifica della polarizzazione, insomma abbiamo un circolo completo e questo dà una tranquillità maggiore all'agricoltore. Ma non vi sentite un po', diciamo, come gli ultimi dei moicani a proposito dello zucchero italiano? Eh beh, perché no, anche forse è anche un merito, no? Bene, adesso noi ci fermiamo perché adesso è il momento di Adriano Favaretto che ci parla delle giuggiole. Oggi voglio parlare di una pianta particolare, a mio modo di vedere, ed è questo giuggiolo, Ziziphus satyra, suo nome, termine botanico, la quale bella anche da mettere in giardino, su pochi spazi anche, perché colora le sue foglie gialle in autunno prima di perderle, ma è anche molto decorativa vedendo la spoglia, i suoi rami e il suo tronco contorti creano un bel vedere, diciamo, no? Non esige potature. Oltretutto poi in questa stagione possiamo raccogliere i frutti. Le giuggiole maturano naturalmente, non servono prodotti antiparassitari, niente. Ha un'infiorescenza quasi minima, la fioritura in primavera, però la sua bellezza diventa appunto con questi rami carichi di frutta. È un frutto molto saporito, agrodolce ma saporito, croccante. Una volta si diceva, quando eravamo giovani, ma molto giovani, si andava a ragazzi, la prima ragazza che si trovava, si cominciava, a parte la quarantena che bisognava fare prima di toccarla, ma quando che riuscimo a mettere che solo una mano sulla spada, venivamo a casa e erimono altri in brodo dei giugioli, così si vuol dire. Ecco, quindi io la consiglierei proprio per la sapidità del frutto e per la bellezza della struttura da mettere nel vostro giardino. E ci siamo spostati in un altro punto dello zuccherificio di Pontelongo con Marco Baroncelli. Siamo dietro un silos enorme. Qui dentro cosa c'è? C'è quello che c'è qui dentro, questo pacchetto. Cioè zucchero bianco? Zucchero bianco. Ecco, intanto sfatiamo questa cosa dello zucchero che voi colorate di bianco. No, assolutamente. Lo zucchero è un cristallo bianco naturale. Quindi praticamente risulta bianco per il riflesso della luce, ma è assolutamente un cristallo naturale bianco. Ecco, voi poi tra l'altro fate anche delle altre produzioni qui, ad esempio lo zucchero grezzo e delle altre produzioni, perché la diversificazione diventa interessante per i mercati. Sì, noi siamo stati i primi, di questo ne andiamo orgogliosi, in Europa e nel mondo a creare il primo zucchero grezzo da barbabietola. E grazie a un nostro chimico è riuscito a trovare la formula e il modo per togliere quel sapore di terra che aveva e renderlo gradevole, molto gradevole, creare il nostro nostrano, le abbiamo dato questo nome proprio perché è creato nella nostra zona. Facciamo anche due conti. Voi state in piedi di fatto con lo zucchero, ma soprattutto con la concorrenza spietata, bisogna dire, anche dettata dalle sovrapproduzioni da parte di Germania e Francia. Ma noi facciamo di tutto per stare in piedi, chiaramente le difficoltà ci sono perché la concorrenza francese e tedesca è elevata, però siamo convinti che il nostro prodotto venga valorizzato, lo stiamo valorizzando sempre di più, perché se vogliamo fare un Made in Italy e continuare a fare il Made in Italy è necessario avere lo zucchero, in quanto l'80% dei prodotti che vengono fatti in Italia contengono zucchero italiano. Di conseguenza, se vogliamo un Made in Italy vero, è necessario avere lo zucchero fatto in Italia. Senta, però facciamo un altro conto. Se dovesse chiudere ad esempio Pontelongo, che danno sarebbe economicamente parlando per tutti noi? Ma sarebbe un danno mostruoso, enorme. Lo zuccherificio immette circa 100 milioni di euro all'anno sul territorio, sono cifre altissime, e questi 100 milioni di euro andrebbero o in Francia o in Germania. 100 milioni di euro, ma cosa? Di produzione? Di che cosa? No, tutto l'indotto, non è solo la vendita, la produzione dello zucchero, ma sono i trasportatori che girano sul territorio, l'alimentazione del bestiame,
tutte quelle cose che girano all'interno di uno zuccherificio. È impossibile riuscire a ricostruire uno zuccherificio, è importante mantenere questi due stabilimenti. Perché dice che è impossibile? Si può costruire tutto questo mondo, uno zuccherificio quanto costa? Le cifre sono altissime, si va oltre 500 milioni di euro, ma è una cifra veramente altissima che non saremo in grado poi di metterla a costruire. Cioè, poche parole, quando chiude uno zuccherificio perdiamo una fetta di produzione che non tornerà più. Tra l'altro è una produzione importante perché voi avete prodotto alcol durante il lockdown. Certo, anche quello fa parte dei prodotti della filiera. Siamo orgogliosi di averlo fatto, ma ripeto, sono tante le cose che girano all'interno, intorno allo zuccherificio, è necessario mantenerlo saldo sul nostro territorio. Ma è vero che quando avete ricevuto i 2 milioni di euro da parte della regione di contributo era perché loro si sono resi conto di cosa c'è dietro alla coltivazione del barbabietola e soprattutto a una possibile chiusura di uno zuccherificio? Ma sicuramente ce l'hanno dati perché hanno capito che lì, dietro lo zuccherificio c'è una realtà fondamentale, importantissima. Per rendersi conto realmente di cosa c'è dietro lo zuccherificio, io dico sempre, bisogna venirlo a visitare. Ecco, proprio per questo, ma è vero che organizzate delle visite anche ai cittadini se vogliono venire a vederlo? Abbiamo organizzato delle giornate, si chiamavano porte aperte, lungo un percorso studiato, verrà spiegato anche in futuro quello che può essere visto. In questo momento questa attività è sospesa per i motivi che sapete bene. Va bene, grazie a Marco Baroncelli. Allora Marco, io le do la bietola, lei mi dà lo zucchero, e adesso noi ci vediamo le previsioni del tempo e poi andremo invece alla CEA di Padova per sentire le conclusioni politiche proprio su questa vicenda. In questi giorni abbiamo usufruito di un fenomeno importante, piacevole, anche per le attività agricole. Abbiamo avuto il vento di Fen, è un vento di ricaduta, cioè cade dalle Alpi. E gli effetti quali sono stati? Un aumento sensibile di temperature di diversi gradi e soprattutto una limpidezza del cielo, un cielo terso, perché nell'atmosfera l'umidità è molto molto bassa, quasi inconsistente. Diciamo che l'umidità che la massa d'aria aveva l'ha persa tutta al di là delle Alpi. Da noi arriva una corrente secca, i cui effetti sono veramente buoni, benefici. La situazione ora però sta cambiando, in quanto dopo sabato ancora con tempo discreto, perché ancora abbiamo questo vento di Fen, si avvicina un sistema perturbato collegato a una depressione purtroppo, quindi è una depressione che poi farà sentire gli effetti per il resto della settimana in generale. Più in dettaglio prevediamo ancora per domenica un peggioramento, passa il primo sistema perturbato, quindi abbiamo un cielo coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche di una certa intensità, intendiamo 9-10 mm in poco, diciamo, nella giornata, ma non solo queste precipitazioni, quindi in un momento, quindi 9-10 mm, ricordo, sono 9-10 litri di acqua di precipitazioni su ogni metro quadro di suolo. È quindi una situazione che, ripeto, ci accompagnerà per tutta la giornata, poi avremo un paio di giorni di miglioramento, non dovremmo avere precipitazioni. Poi prima di metà settimana di nuovo la depressione si farà sentire, ci indirizza per intenderci altri sistemi perturbati e quindi avremo di nuovo delle precipitazioni più o meno irregolari, quindi un tipo di tempo d'altronde di autunno inoltrato ormai, quindi che rispetterà il calendario. I venti per adesso sono deboli, direzione variabile o qualche rinforzo durante le precipitazioni. Ecco, le temperature, c'è da dire ancora qualcosa, perché le minime per i prossimi giorni, ma anche per la prossima settimana, non dovrebbero andare sotto dagli 8 ai 9-10 gradi. Le massime invece ancora per sabato 19-20 gradi, da domenica subiranno una graduale diminuzione e si manterranno poi per tutta la prossima settimana con massime intorno dai 15 ai 17 gradi, quindi un buon abbassamento. Con questa situazione l'Alto Adriatico è da poco mossa, ha mosso, localmente molto mosso. È tutto. E per le conclusioni ci siamo spostati nella sede di CEA Padova e siamo con il direttore Maurizio Antonini. Direttore, buongiorno. Buongiorno a lei. Siamo stati a Pontelongo, abbiamo visto le difficoltà ma anche le aspirazioni di un settore che vuole stare a galla nonostante i colossi tedesco e francese. Stanno cercando di tenere duro
La regione ha dato un po' una mano con 2 milioni e 100 mila euro in finanziamento per mantenere la coltivazione della barbabietola, ma che futuro deve avere lo zucchero veneto e italiano in genere? Oggi ancora di più lo zucchero italiano deve essere difeso, perché comunque rappresenta un elemento importante e determinante per la propria produzione. La politica deve darci una mano. Vi è la necessità di fare i contratti di filiera, ma soprattutto fare contratti con le aziende dolciarie. Senta, però c'è chi dice che forse servirebbero anche dei dazi, considerando l'invasione di zucchero straniero. Noi siamo contrari ai dazi, noi dobbiamo competere con i dazi, noi dobbiamo competere con la qualità dello zucchero italiano per la valorizzazione del nostro zucchero, per la valorizzazione della nostra bietola e sulla qualità della loro produzione. Quindi diciamo il prodotto di filiera è la cosa più importante, fare una tracciabilità completa di ogni prodotto, compreso lo zucchero all'interno del prodotto stesso, vale anche per il vino ad esempio. Ma certamente sì, ma per questo noi chiediamo un punto importante, un accordo importante con la politica, perché la politica oggi deve darci questo, deve dare la possibilità alle aziende dolciarie di avere dei crediti di imposta, di avere dei contributi per l'utilizzo dello zucchero italiano, come deve essere anche per quanto riguarda il latte italiano e tutti quei prodotti italiani. Ecco, cosa fa la CIA in questo senso? CIA oggi è per le filiere competitive, per le filiere in cui il prodotto italiano sia il punto primo e principale per questa attività. Grazie a Maurizio Antonini, si conclude qui questa puntata di Agricoltura Veneta dedicata allo zucchero italiano, allo zucchero Veneto. Adesso noi ci lasciamo con Antonio Marcato della Proloco di Correzzola, ci racconterà una bella storia legata al legno ma anche all'amore, e noi ci vediamo la prossima settimana. E ora vorrei raccontarvi la storia un pochettino di questo tornio qua. Una volta questo serviva per fare i cosi del batauro, tutte che robe, funzionava per l'aina oggi. E pensai che anche il maschio che si è dentro qua, e gli era tutto di legno, girava legno su legno, gli era legno del bosco, fatto un buso col fuoco, con una fessuretta di sora, in onde che dentro si metteva una cueghetta dell'ardo, del porseo, e quando che girava si scaldava una schiantina e così ti lubrificava il perno che girava per tornare e fare tutte quante le robe. Tutta questa roba qua veniva adoperata d'inverno, quando che ci non si andasse sui campi, in staia. Adesso vi conto la storia di questa robetta qua. Questo qua era un tocchetto fatto col tornio, tocchetto di legno, di solito gli era segaro, pomaro, quello che gli era, e gli ha fatto questa specie di calcetto qua. E gli era quasi una tradizione che gli faceva per sposo. E ora faceva questo calcetto qua col tappo che si mette di sopra. Siccome una volta, sai, in famiglia gli era state le 3-4 spose e tutte quante, e ora gli era quasi tradizione che gli diceva a sposo. Con questo, quando che la sposa ti dà un vaso, come che si vede, ti metti qua dentro e poi ti osari e ti metti da solo armaro per tenere un rancura. Perché una volta era raro qua scusa di tutte quante le gente che era in famiglia. E dopo finiva sempre così. Dopo i confetti, gli fuori i difetti. La sposa di tutti quanti qua. Ecco il vaso, si otteneva la rancura.